Storytime, Evoluzione Radio. Bentornati amici di Storytime con una nostra nuova storia. Prima di passare la parola alla nostra ospite, vi ricordo che ci potete sempre seguire su qualsiasi canale ufficiale di Storytime. Avete una storia da raccontare? Noi siamo la radio giusta per voi. Come mi piace ricordare, il nostro c'era una volta. Parte questo meraviglioso mondo di favole tutte reali, perché è la vostra storia, ma soprattutto è la vostra vita. Io sono Stefano, oggi sono in compagnia di Selene, che ci parla della sua attività. Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti. Raccontaci un po' di te, di che cosa ti occupi. Allora, io sono quella che si può definire una sorta di food travel blogger. Mi occupo di un blog che ho aperto 4 anni fa, un blog giallo zafferano che si chiama Viaggiando Mangiando, perché sono un'appassionata di cibo etnico e un'appassionata di viaggi. Arrivo da un'esperienza di 11 anni di agenzia di viaggi, avevo una mia agenzia di viaggi, viaggiavo molto dall'età di 19 anni, mi sono appassionata con gli anni alla cucina etnica, e mi sono detta: perché ora non raccontarla anche quando rientro, quando torno a casa? E allora, dopo i miei viaggi, dopo che rientro dai viaggi, scrivo anche le ricette di quello che provo durante appunto il viaggio stesso. Quindi tu fai un viaggio a scopo naturalmente tuo, e poi hai il blog dove descrivi naturalmente anche che cosa hai mangiato e tutto quanto. Esatto, racconto la storia del viaggio mentre sono in viaggio, poi quando rientro a casa metto le ricette dei piatti che ho provato durante il viaggio, perché sono insomma parte molto forte del viaggio stesso, secondo me. E parliamo comunque di viaggi etnici, appunto, tipo etnico, quindi non tipo Formentera, così. Brasile. Esatto, sicuramente le mie tre mete preferite, me l'hanno chiesto tante volte, sono gli Stati Uniti, il Brasile e il Giappone. Quindi molto spesso i miei piatti ruotano molto spesso in queste tre destinazioni. Poi ampio abbastanza, perché ho creato una sorta di rubrica che si chiama Giro del Mondo in 80 piatti, quindi spazio in tutte le nazioni, anche in posti che magari non visiterò mai, ma che virtualmente vado a visitare attraverso le ricette. Quindi appunto anche proprio cerchi una ricetta, la esamini e poi la la ripropongo, la provo io stessa, faccio le foto, racconto un po' di aneddoti, racconto un po' di storia, perché ogni piatto ha una sua storia, così come ogni paese, e poi appunto la provo, la fotografo e metto la ricetta. Anche perché mi piace un po' sensibilizzare le persone alla cucina etnica in sé. Perché devo dire, e non è una critica, però devo dire che noi italiani siamo un po' resti verso la cucina etnica. Perché abbiamo tanto, cioè noi siamo fondati su proprio cibo, non tutto fumato, ma quando dico cibo, quindi... Sì, perché effettivamente noi italiani... È noto, la cucina migliore al mondo è quella italiana, non posso dire di no. Però ogni tanto ci arroghiamo un po' il diritto di dire: beh, siamo i migliori e quindi non proviamo le altre, oppure mettiamo un po' di Italian anche nelle altre ricette. È vero, io ero uno di quelli che se si usciva, perché dobbiamo andare al sushi, prendiamoci una pizza, siamo già a posto. Però poi invece ho detto: dai, proviamo. Ma certo. Perché chi lo sa? Cioè, se non provi una cosa, come fai a non dire puoi che... fare una comparazione, esatto. Esatto. Ci sono certe cose che appunto non sono nella nostra cultura, come il cibo cinese. Certo. Che mi piacciono moltissimo. Certo. Che quindi se mi propongo, dico: ma sì, dai. Quindi tu ti sei buttato e hai detto: proviamo. Però purtroppo non sono moltissimi in Italia che lo fanno. Quindi il mio blog è anche un po' volto a sensibilizzare queste persone che credono che l'unica cucina buona che esiste nel mondo sia quella italiana. È vero, la cucina italiana è ottima, è buonissima, probabilmente la migliore, ma ce ne sono tante altre altrettanto buone. Però ammetto assolutamente, da quello che so, dimmi poi se sbaglio, perché appunto qua sei l'intenditrice, se devo mangiare proprio della carne, ma buona, Argentina, bravo, Stati Uniti, esatto. Cioè quella è la vera carne. Quella è la carne. Io ritorno adesso da un viaggio di 2 settimane negli Stati Uniti, e poi ho vissuto anche 8 mesi in Brasile, quindi per me la carne è quella carne. Poi c'è quella italiana, certo, che vabbè, eccellenze come può essere la fiorentina, per dire, no? Oppure in Piemonte stesso abbiamo della buona carne. Ma la carne americana, la carne sudamericana è tutta un'altra cosa. Ecco, e io non l'ho neanche mai provato, ma lo so già di testa. Credimi. Lo so già di testa, quindi provala. Quando un giorno potrò... Vai in una churrascheria, sono convinta che anche qua in zona ci sarà churrascherie brasiliane, quindi carne che fanno carne brasiliana a rodizio, quindi con le spade per intenderci. Ah. Provala, perché allora capirai, no, ma sentirai la differenza. Hai assolutamente poi ragione, perché... bisogna provare naturalmente, così poi sono anch'io quello che dirò sempre: se devo preferire proprio una cosa, preferisco una pizza, perché mi piace di più, ma quello è un gusto personale. Certo, certo. Ma poi dico: ma sì,
andiamo a provare questa cosa. Anche non avevo mai provato il messicano, ho provato delle altre cose. Però di nuovo sul messicano si aprirebbe un mondo infinito, perché qui abbiamo tanti Tex-Mex, no? Che quindi in realtà è cucina americana che si mischia con quella messicana. Il vero messicano, il cuore del Messico, qua purtroppo l'abbiamo veramente molto poco, mentre nel resto del mondo sono molto più aperti alle cucine messicane vere e proprie, e quindi si apprezza molto di più. Torno adesso da Miami, a Miami mangi messicano così come se non ci fosse un domani, il vero messicano. Lo consiglio anch'io, ma provatele il tutto. Sì. E poi uno può dire, non mi è piaciuto, va bene. Però ho provato. E senti, adesso farei qualche viaggio in particolare? Allora, in realtà quest'anno ho viaggiato parecchio, perché ne arrivavo da settembre che sono andata in Grecia, sono stata a Zante, poi ho fatto di nuovo un mese e mezzo in Brasile, poi sono stata in India a Capodanno e ne rientro adesso da appunto dagli Stati Uniti, come ti dicevo. Ho adesso un blocco davanti, perché io sono ligure, quindi abbiamo la stagione estiva in cui si lavora, e poi però conto ottobre di ripartire. Ecco, il cibo greco l'ho provato, buonissimo. La cucina greca è fantastica. Buonissimo, veramente. Perché è un mix tra la cucina mediterranea, quindi molto simile alla nostra, ma un po' anche medio orientale. Sì. Quindi è a metà strada e quindi ti offre veramente tantissimo. Però se non l'avessi mai provato, come potrei dire? E poi dico, magari faccio un viaggio lì e cosa vado? Vado al McDonald's a mangiare? No. Sai quanti? Mi ricordo, gita scolastica. Eravamo andati a Budapest, la prima cosa che ho detto, no, io voglio provare il goulash. Bravissimo. Il goulash, no, andiamo al Mac. Ma ci vado sotto casa. Infatti, è lo stesso Mac, infatti. Lo so, infatti il mio obiettivo proprio attraverso il mio blog è quello di dire, guardatevi, riesco a farli io a casa, riesco a raccontarvi le ricette, li ho provati io, provateli una volta anche voi. Esatto. Piuttosto provateveli anche a fare a casa con qualche variante. È bello anche che proprio tu riesca a dare la ricetta perché l'hai provata, quindi si prova un attimino, magari non esce perfetta, ma certo, vabbè, è normale, esatto. Anche perché ognuno ha la sua manualità, esatto. Però appunto provatele tutte queste cose, poi ridite, sì, la cibo italiana è il migliore al mondo, okay. Ma provate anche però il resto. Ho provato tutto il resto, esatto. Allora io ti chiedo, noi dove ti possiamo seguire o contattare? Allora, mi potete seguire tutti i giorni sul blog, che è www.viaggiandomangiando.it, che è un blog già allo Zafferano, oppure sui social come @viaggiandomangiando80, sia su Instagram che su Facebook, e mi trovate anche su altri social, ma principalmente devo dire che il cuore del mio blog è sicuramente il blog viaggiandomangiando.it, e invece il social, soprattutto Instagram, viaggiandomangiando80. Allora, abbiamo dato i contatti dove ti possiamo seguire o contattare. Grazie. Quindi mi raccomando, seguiamo tutti Selene e proviamole queste meravigliose ricette, proviamole, poi torniamo alla pizza, ma proviamole, esatto. Prima, esatto, no, veramente, ragazzi, provate, perché il cibo, ve lo dice uno che anch'io ho un po' i miei tabù su certe cose, però se mi fate provare qualcosa io la assaggio. Apriamo la mente. Esatto, apriamo la mente, poi magari vi piacerà, scoprite che vi piace, però non l'avete provato fino a quel momento. Esatto. Ecco, esatto. Quindi non mangiatevi le mani, ma mangiate qualcos'altro. Esatto. Grazie mille, Selene. Grazie a te, io grazie a voi. Grazie a tutti a seguirti e contattarti, e ti auguro una piacevole giornata. Anche a voi, ciao.